Ben ritrovati, questo è Automobilismo, l'appuntamento dedicato a tutti gli amanti delle quattro ruote. In questi filmati di repertorio ripercorriamo l'epopea della Lancia, dagli albori dell'auto alle nuove realizzazioni moderne nate dopo la Seconda Guerra Mondiale. Una carrellata di immagini che testimoniano l'evoluzione di un marchio che rappresenta ormai la storia dell'auto italiana. L'atto costitutivo della Lancia reca la data del 29 novembre 1906. Quel giorno, in Torino, il regio notaio Ernesto Torretta formalizza la costituzione di una società in nome collettivo da parte di Vincenzo Lancia e Claudio Fogolin. La denominazione dell'azienda era Lancia & C. Il numero di repertorio dell'atto, su carta da bollo da una lira, era il 1304. Il capitale iniziale è di modesta entità, 100.000 lire, e i due soci vi hanno partecipato con un 50% a testa. Vincenzo Lancia era già molto noto nell'ambiente automobilistico, non solo italiano, in virtù delle prestigiose affermazioni sportive colte, a partire dal 1900, al volante di vetture Fiat. Lambda, Dia Lambda, Astura, Agusta, i modelli degli anni 30 si impongono nel panorama automobilistico europeo. Vincenzo Lancia muore il 15 febbraio del 1937. L'Aprilia è il suo ultimo capolavoro. Nel dopoguerra arriva l'Aurelia, la grande stradista per eccellenza. Alla berlina B10, spinta dal primo 6 cilindri a V di 60 gradi al mondo, si affiancano la Coupé B20 GT e la Spider B24. Alla carrera panamericana partecipano ben 5 Lancia con piloti di fama mondiale: Fangio, Taruffi, Bonetto, Bracco e Castellotti. 5 giorni di gara, 8 tappe, 3077 km di duro percorso. Bonetto perde la vita in un incidente, ma Fangio è il vincitore. Nel 1954 partecipa alla Mille Miglia. Sul traguardo di Brescia arriva per primo Alberto Ascari, a bordo proprio di una Lancia.